sono Vincenzo Monaco ed il figlio Livio, le due vittime dell'incendio che ieri sera è scoppiato all'interno della loro abitazione. È accaduto in via Napoli la tragedia che ieri sera ha sconvolto la città di Mazara del Vallo. Un rogo fatale è scoppiato all'interno di un'abitazione che non ha lasciato scampo alle due vittime, rispettivamente di 72 e 44 anni. È rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita la moglie e madre delle due vittime, soccorsa dal 118 e ricoverata in un primo momento all'ospedale Beraiello di Mazara. Vincenzo Monaco era molto conosciuto in città per il suo impegno pluriennale sul fronte delle politiche sociali e della difesa dei diritti dei più deboli. Non a caso Vincenzo Monaco aveva fondato un'associazione che porta il nome del figlio Livio. Monaco ha anche ricoperto vari ruoli politici in formazione della destra provinciale siciliana. Sul posto, ieri, sono intervenuti alle 22:30 i vigili del fuoco del locale di staccamento di carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini del caso per accertare con esattezza cosa sia accaduto e cosa abbia innescato le fiamme. Diverse le ipotesi in campo. Tra queste anche un cortocircuito elettrodomestico accaduto nel soggiorno dell'abitazione. I corpi delle due vittime si trovano ora all'obitorio del cimitero comunale a disposizione dell'autorità giudiziaria.